Comandante Sabatini, nave Galatea nel porto di Vasto per effettuare degli importanti rilievi. Come si sta svolgendo il vostro lavoro? Ma diciamo che il nostro periodo di permanenza qui nel porto di Vasto sarà tutto di fatto di 2 settimane. I rilievi già stanno andando avanti, sono cominciati già a partire dal 30 di luglio scorso e sostanzialmente ci occuperemo di fare un rilievo idrografico, quindi lo scandagliamento dei fondali previsti all'interno della Darsena e poi anche della zona dell'avamporto. E fondamentali per quelle che sono poi le richieste fatte attraverso, diciamo, l'istituto idrografico di avere una nuova carta, un taglio nuovo del porto di Vasto. Ecco, queste informazioni saranno molto importanti poi per quelle che sono le attività del porto, chiaramente. Esatto, sono fondamentali direi per tutti quanti i naviganti, ma per il taglio che è stato fatto per questa carta in particolare, soprattutto per tutti quanti gli utenti, i naviganti utenti che faranno chiaramente del loro porto il porto di Vasto, quindi con tutta quanta a favore della parte commerciale, delle navi commerciali, navi mercantili che entreranno in questo porto, oltre a tutte quante le altre attività come le parti mescherecci e anche gli ingressi di qualsiasi altra nave da diporto. Nave Galatea ha un'importante dose di strumentazioni tecnologiche a bordo, è uno dei fiori all'occhiello della Marina Militare, insieme alla sua gemella gira per tutta l'Italia per poter effettuare questi rilievi e creare delle carte nautiche sempre migliori. Esatto, diciamo che la nostra campagna idrografica si estende da maggio a novembre, usualmente ogni anno possiamo garantire questa presenza in mare e nei porti di interesse programmati per l'effettuazione dei vari rilievi. E le due navi si sono divise quest'anno i due bacini principali dei mari italiani, quindi abbiamo visto nave Aretusa che ha occupato la sua esperienza svolgendo degli scandagliamenti nell'isola di Sarda, diciamo, la Maddalena, mentre noi abbiamo occupato il bacino Adriatico percorrendo alcune soste a Venezia, siamo stati a Crotone, Messina e adesso risalendo l'Adriatico siamo a Vasto per la conduzione dei rilievi attuali. Abbiamo visto che nel corso della sua attività nave Galatea è stata impiegata anche all'isola del Giglio, quando c'è stato il tragico episodio dell'affondamento della Concordia, per effettuare dei rilievi anche in quell'occasione, è stata un'attività molto importante. Sì, esatto, ecco, lo ricordiamo quel momento in maniera tragica, ma col contributo che diede nave Galatea è quello dello scandagliamento, del controllo dei fondali appena dopo l'evento, quindi in quei giorni tragici la nave ha partecipato insieme a tutte quante le altre istituzioni, forze armate, ma tutte quante le altre forze che mette a disposizione uno Stato per il controllo dei fondali, quindi tutto si è svolto nella nostra peculiarità, quello che riusciamo a dare, quindi all'aggiornamento dei fondali intorno alla nave che si era depositata su quel fondale. Nella vostra presenza a Vasto nel fine settimana anche porte aperte al pubblico, e se avete accolto diversi visitatori è sempre bello, no? Poter accogliere le persone a bordo di una nave della Marina Militare. Esatto, è fondamentale per noi dare anche chiaramente conoscenza alle persone che vengono, molto curiose, sono venute numerose, circa 800 in 2 giorni soltanto. La nave sarà aperta anche il prossimo weekend, quindi il prossimo sabato e domenica, aprendo soltanto 2 fasce orarie di 2 ore abbiamo avuto più di 760 persone a bordo, tutte quante entusiaste e noi forse anche più di loro nel mostrare quello che facciamo con la soddisfazione e l'orgoglio di andare per mare cercando di dare un contributo a quello che è poi la comunità dei naviganti. Poi la vostra campagna continuerà ancora in navigazione per tutta l'estate? Sì, esatto, diciamo si concluderà a novembre e la nostra tappa finale sarà l'Arsenale di Venezia dove poi sosteremo ancora dopo novembre e le nostre tappe sono sostanzialmente i porti dell'Adriatico, quindi ci occuperemo di quelli e staremo a Venezia a breve per condurre poi un piccolissimo periodo di riposo nel mese di agosto inoltrato.